Cascone si parla di energia rinnovabile, di miglioramenti per l'ambiente, la città metropolitana di Napoli cosa fa e quali sono le prospettive future? Energimed ormai è diventato un appuntamento nella nostra città importantissimo e soprattutto si punta a migliorare anche i problemi legati alla nostra problematica dell'inquinamento. Città metropolitana è molto sensibile ovviamente a queste tematiche e stiamo dando delle risposte concrete. Io credo che ci siano in questi anni delle opportunità uniche da raccogliere e si è creato anche un substrato culturale propenso a far sì che certe tematiche diventino 4.0, perché ormai il 2.0 penso che non sia sufficiente. Quindi si è creato un clima dove c'è voglia di cambiare marcia su determinate tematiche e noi siamo pronti a fare la nostra parte. L'abbiamo già fatta perché stiamo cercando di dare una mano ai comuni nei limiti delle nostre possibilità per migliorare la qualità della vita legata ovviamente alla qualità dell'ambiente. Abbiamo fatto un bando importantissimo che ha avuto un successo enorme a dicembre, abbiamo dato 32 milioni di euro di trasferimenti ai comuni soprattutto per le tematiche che riguardano il miglioramento della qualità dell'aria, con un intervento che ha una sua tipicità particolare perché è unico nel suo genere. Cioè abbiamo dato 15 milioni di euro di trasferimenti ai comuni per ripiantumare, per creare nuova alberazione, che è un po' la condizione necessaria, fondamentale per far sì che si migliori un po' soprattutto l'inquinamento da polveri sottili. Abbiamo in programma, con l'approvazione del piano strategico, ulteriori interventi. Abbiamo liberato, grazie ad un accordo con il governo, un avanzo di amministrazione che era vincolato e che oggi è libero e che daremo sotto forma di trasferimenti ai comuni per progettare parchi urbani, per progettare iniziative che riguardino e che ricadano sul miglioramento della vita e che riguardino quindi l'ambiente e il miglioramento di tutte le tematiche che sono legate a questo tema, che è sentito ed è trasversale ad onor del vero. Questa è un'area in cui diciamo uno dei temi forti su cui insomma si continua a dibattere sono i rifiuti. Sì. I rifiuti sono un'opportunità, mi dispiace cantare fuori dal coro, però la mia onestà intellettuale mi porta a pensare che stiamo sprecando opportunità per il nostro territorio, perché è sbagliato trasferire i rifiuti altrove, fuori nazione. Abbiamo fatto delle gare per portarle in Portogallo, aumentano i costi e i cittadini devono pagare ancora di più. Oggi abbiamo il dovere di far sì che i rifiuti diventino una risorsa, salvaguardando l'ambiente, tutelando la salute delle popolazioni, ma lasciando in loco la ricchezza, perché il rifiuto deve diventare, nella filiera della lavorazione dello stesso, deve diventare un'opportunità per creare occupazione e per migliorare la qualità della vita anche dei cittadini che vivono nei comuni dove esistono degli impianti che devono essere gestiti e devono avere quelle migliorie, come stiamo cercando di fare nei nostri STIR di Giuliano, di Caivano e di Tufino, per creare una nuova frontiera di lavorazione dei rifiuti che vada nella direzione dell'assoluta sicurezza per le popolazioni che ricadono in quei comuni. Proprio su Giuliano c'è notizia di queste ore di un nuovo impianto legato all'umido. Sì. Quindi quali sono le novità e soprattutto i cittadini come al solito vogliono sapere? Non è un nuovo impianto, all'interno dell'impianto dello stile di Tufino si creerà una nuova tecnologia che andrà a migliorare la qualità della frazione della FUT, della frazione umida tritovagliata. Il rifiuto che crea tra virgolette fastidio è la frazione organica, perché è ricca di acqua e quindi l'acqua va a macerare, va a creare anche quel maleodore. Questa nuova tecnologia consentirà di essiccare, quindi di ridurre il tonnellaggio, il peso dei rifiuti che poi andranno ad essere inceneriti, e quindi a migliorare anche la qualità del rifiuto stesso prodotto. Mi rendo conto che la non conoscenza può creare dei dubbi, ma siamo qui e saremo nelle prossime settimane, come sempre, perché il sindaco ci tiene tanto a questo e tutto il Consiglio metropolitano, faremo in modo da far capire che un miglioramento di un impianto che oggi è importante, quello di Tufino, quello di Giuliano, che dovranno incominciare ad andare nella direzione di cui parlavo prima, cioè di fare un passo in avanti nel miglioramento della qualità anche della lavorazione dei rifiuti.